Pantaloni, maglie, giacche, giubbotti e calzature, centinaia di capi sequestrati e ora donati dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Fasano alla Croce Rossa locale, che provvederà nei prossimi giorni a distribuirli ad oltre 300 famiglie del territorio. Per la precisione, si tratta di 75 paia di scarpe e 150 capi di abbigliamento delle note marche contraffatte a livello nazionale ed internazionale. Il vestiario è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in tre distinte operazioni tra il 2010 e il 2013, nel corso dei consueti servizi di controllo economico svolti su tutto il territorio di competenza. Due i sequestri operati, uno ad extracomunitari ed uno ad un fasanese che vendeva in casa, e tre le denunce, due dei quali già condannati in primo grado, uno anche con la pena confermata in corte d'appello. La merce sequestrata e poi confiscata non è stata distrutta come avviene di solito tramite inceneritore, ma come previsto dalla legge è stata devoluta ai fini umanitari perché utilizzabile. Per questo motivo il capitano Biagio Palmieri, in collaborazione con il comando provinciale di Brindisi, ha proposto al tribunale di donarlo alla Croce Rossa di Fasano. Questa mattina, presso il Salone di rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Brindisi, il commissario straordinario Cesare Castelli ha sottoscritto l'accordo di programma 2013-2016 per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi. Nell'occasione si è tenuta anche una conferenza per illustrare i benefici e le garanzie che questo accordo permette di offrire agli alunni diversamente abili. A sottoscrivere l'accordo, che ha validità di 3 anni, come si diceva, sono stati chiamati i dirigenti degli uffici di piano degli ambiti territoriali sociali della provincia di Brindisi, il direttore generale della ASL, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, oltre ai dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi. Ricordiamo che lo scopo dell'accordo è quello di portare a piena conoscenza e a piena attuazione le leggi e le direttive internazionali, nazionali e regionali previste per l'integrazione culturale e sociale delle persone disabili. L'accordo in particolare stabilisce l'impiego degli insegnanti di sostegno, favorisce l'utilizzo di volontari e la comunicazione tra scuola, famiglia, servizi sanitari e servizi sociali, garantendo la partecipazione all'elaborazione del piano educativo individualizzato per ogni soggetto, capace di garantire un progetto di vita e di formazione coerente con le potenzialità individuali. Questo è un accordo importantissimo, proprio perché l'integrazione scolastica e sociale degli allievi con disabilità era uno degli obiettivi che ci eravamo posti da tempo per poter aiutare a inserire i ragazzi che hanno dei problemi, delle problematicità in una società che li veda tali e quali agli altri, perché loro sono come gli altri. Vorrei leggere proprio la parte della premessa che coglie bene l'obiettivo di ciò che abbiamo voluto fare, no? Col presente accordo si intendono promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni con disabilità effettive opportunità di integrazione scolastica e di inclusione sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo è finalizzato a promuovere una cultura dell'integrazione che richiede impegno, ricerca, responsabilità e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Questo accordo qui è stato frutto anche di incontri, di tavoli di lavoro, dove si è concretamente voluto aiutare questi ragazzi. E tutti i vari aspetti sono tutti mirati affinché queste persone abbiano una reale, realistica inclusione nella nostra società. Benvenuta intanto ad Ostuni, onorevole Meloni. Non è una valutazione squisitamente giornalistica, però è una valutazione da fare. C'è voglia di destra in Europa, che non è soltanto voglia di ideali, di qualcos'altro. Com'è che l'Italia facilmente si fa contaminare da questo? Ma l'Italia non si fa contaminare, l'Italia semplicemente riscopre una dimensione di sovranità. C'è tanta gente che ha voglia di riprendersi i propri diritti, che dice basta alla politica fatta dalle oligarchie di potere, dagli interessi di alcuni, dagli egoismi, dalla grande finanza, che chiede democrazia, che chiede partecipazione, che chiede una politica sociale capace di stare dalla parte della gente e dei popoli e non dalla parte dei poteri forti. E chi interpreta quella politica? Oggi la destra, perché la sinistra drammaticamente
ha spesso tradito quei principi, basti vedere alcuni provvedimenti che hanno votato negli ultimi mesi, dal decreto che svende Banca Italia alla bocciatura clamorosa della proposta di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per revocare le pensioni d'oro. Oggi chi interpreta quei valori è la destra, anche se io penso che siamo in un'epoca molto post-ideologica nella quale si guarda al valore delle persone e al valore delle proposte che fanno. E ha ragione chi dice che oggi la sfida non è più tra destra e sinistra, oggi la sfida è tra alto e basso, cioè tra chi difende i diritti dei popoli e della gente e chi difende i privilegi di alcune oligarchie. Il generale Coppola per noi è sicuramente il candidato migliore che si potesse spendere, però voglio anche dire che qui a Ostuni noi abbiamo già avuto grandi risultati come Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, già alle elezioni politiche quando ci siamo presentati per la prima volta in 40 giorni abbiamo preso il 7%, che è un dato tra i migliori che abbiamo avuto su tutto il territorio nazionale, quindi per noi questo rimane uno straordinario laboratorio e è il motivo anche della mia presenza, insomma tra diversi comuni nei quali si vota ci tenevo particolarmente ad essere qui. A Brindisi è andata bene, abbiamo fatto una manifestazione di fronte alla sede delle Nazioni Unite per tenere alta l'attenzione sulla vicenda incresciosa, vergognosa dei nostri due militari ancora incredibilmente detenuti in India. Di fronte a un ulteriore rinvio di un processo che neanche dovrebbe celebrarsi in India, di fronte a un governo, il terzo di fila, che non riesce a far valere i diritti di due suoi soldati, noi cerchiamo, diciamo così, di tenere alta l'attenzione e di chiedere quella credibilità che qualunque nazione dovrebbe pretendere. Ho sentito l'altra sera una valutazione preoccupante a dir poco sulla situazione di Prato, no? Dove i nostri artigiani classici stanno chiudendo e i cinesi continuano ad operare in barba alle leggi. Guarda, è la faccia di quella Italia incredibile che consente che ci siano vere e proprie zone franche al suo interno, nelle quali chi rispetta le nostre regole deve chiudere le aziende perché non ce la fa tra il fisco, la burocrazia e tutti i limiti imposti dal nostro sistema, e chi invece non rispetta quelle regole, come le aziende cinesi che continuano a proliferare a Prato, apre e si sviluppa, e lo Stato fa finta di non vedere vere e proprie zone franche dove per esempio si evade per, si calcola, 1 miliardo di euro. Allora, in una nazione normale, a chi sceglie di venire qui si dice o rispetti le mie regole o te ne torni a casa tua. La vittoria del candidato alle primarie Nicola Santoro a Ostuni non è per il Partito Democratico l'unica nota positiva. Il Circolo Cittadino ha diffuso una nota in cui esprime la massima soddisfazione per gli oltre 5.000 elettori delle primarie che domenica hanno manifestato con la loro partecipazione una condivisione e un sostegno pieno a tutte le forze dell'attuale centrosinistra. Scrivendo, affermano dal Partito Democratico, una pagina importante di crescita democratica e civile della città e nello stesso tempo dando un forte segnale di incoraggiamento a proseguire nell'impegno per raggiungere la vittoria delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014. Annunciano un sostegno leale e convinto del PD al candidato Nicola Santoro, chiamato a guidare la coalizione nel pieno rispetto delle indicazioni e del mandato ricevuto dagli elettori. Il PD riconosce ad Angelo Melpignano, candidato alle primarie, il ruolo di guida politica del partito nella città e nella coalizione per il risultato ottenuto notevole e meritato, frutto di una coraggiosa scelta di rinnovamento, dicono, effettuata con convinzione ed entusiasmo, che oggi permette al PD di porsi come forza politica paritaria rispetto all'area che ha sostenuto Nicola Santoro. L'impegno del PD sarà quello di realizzare una lista ampiamente rinnovata, mettendo in campo forze giovani di donne e uomini. Nei prossimi giorni il partito avvierà un lavoro di sintesi programmatica per contribuire alla proposta unitaria del centrosinistra, partendo dalle linee già illustrate in queste settimane, il cui filo conduttore, dicono, sarà la politica del saper fare e farlo sapere. Infine dichiarano dal partito che l'assessore Francesco Francioso, con le scelte assunte, si è posto automaticamente in una condizione di incompatibilità con il PD, non riconoscendo più in lui un rappresentante istituzionale. La tutela della cultura ambientale a Mesagne. Se ne è parlato ieri pomeriggio con il procuratore capo presso il Tribunale di Brindisi Marco Di Napoli, che ha incontrato gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Epifanio Ferdinando di Mesagne, sezione commerciale e scientifica. Il tema specifico dell'incontro, la legalità per la difesa dell'ambiente.
Il procuratore di Napoli ha illustrato le attività più recenti della Procura di Brindisi proprio in ordine ai reati ambientali che hanno interessato principalmente il territorio di Mesagna e più in generale la provincia di Brindisi. Il progetto della serie di incontri è curato dagli alunni della sezione commerciale scientifica, insieme a diversi docenti esperti, quali Francesco D'Alonso, Daniela De Fazio, e come tutor Rosalba Divigiano e Francesco Galasso. I lavori sono stati avviati dal dirigente scolastico Vincenzo Antonio Micia. Questa mattina su Piazzale Lenio Flacco a Brindisi si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale sono stati illustrati i lavori di riqualificazione urbana dello stesso Piazzale Lenio Flacco e di Via del Mare. Per l'occasione sono intervenuti il sindaco di Brindisi Mimmo Gonzales, l'assessore Pasquale Luperti e il dirigente del settore urbanistica Fabio Lacinio. Stiamo costruendo la Brindisi che i brindisini hanno sempre sognato. Abbiamo inaugurato il lungomare Regina Margherita e adesso con un finanziamento peraltro procurato dalla precedente amministrazione, lo stiamo mettendo in pratica, stiamo realizzando un altro stralcio di lavori che coprirà metà del piazzale Lenio Flacco, ovviamente con le stesse caratteristiche dell'altra parte del lungomare. Qui ci sarà una sola corsia di attraversamento per consentire ai mezzi delle pescherie e ai residenti della zona di raggiungere la destinazione finale e soprattutto a una navetta di collegare il parcheggio di Via Spalato, quello enorme che stiamo costruendo in Via del Mare, con tutto il lungomare fino a Piazzale Lenio Flacco. Tutto questo sarà attivo entro un anno, diciamo che prima dell'estate 2015 saremo pronti per presentare un altro grande tratto del lungomare del waterfront della città di Brindisi. Peraltro questo cantiere ha aperto i battenti contemporaneamente a quello di Via del Mare, dove sorgeranno circa 400 posti auto e quindi chiudiamo definitivamente la polemica dei parcheggi disponibili. Quanto alle polemiche sulla possibilità di far transitare le auto, voi se transitate qui, scusate il gioco di parole, durante le ore serali potete vedere come è stato devastato Piazzale Lenio Flacco dalla presenza delle auto per tutti questi anni. Adesso invece le auto si parcheggiano in Via del Mare, in Via Spalato, torneranno posto tutti vista la grande quantità di parcheggi, si raggiungerà il lungomare con una navetta o meglio ancora facendo due passi. La polemica non interessa e non ci riguarda neanche per i mesi invernali, i commercianti della zona hanno la possibilità, visto che sono tutti autorizzati, a realizzare dei day hours coperti, riscaldati, come avviene in tutte le città di mare avanzate. Se vogliamo crescere ognuno deve giocare la sua parte. Alla Fiera del Levante, nella sala proiezioni dei Cineporti di Puglia, incontro di presentazione della seconda edizione dell'iniziativa Bandiere Arancioni in Puglia a cura dell'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia e il Touring Club Italiano. La Bandiera Arancione è un marchio di qualità turistica e ambientale che certifica i piccoli centri con meno di 15.000 abitanti localizzati nell'entroterra. In Puglia le Bandiere Arancioni ad oggi sono 10. Allora, il marchio certifica la qualità turistica e ambientale, quindi sia in termini di accoglienza, servizio di informazioni turistiche, autenticità della località, offerta di prodotti tipici, valorizzazione dei prodotti tipici, ma anche di qualità ambientale, quindi in un'ottica di turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio. Touring Club Italiano è un'associazione che conta circa 300.000 soci in tutta Italia e quindi ha nei propri soci un interlocutore privilegiato e comunica con moltissimi strumenti promozionali. In tutti questi strumenti promozionali, che sono sia web che cartacei, il circuito delle bandiere arancioni è promosso in modo molto specifico e particolare. Le bandiere arancioni sono simbolo di un territorio accogliente, slow, equilibrato e ovviamente molto bello paesaggisticamente. 10 bandiere arancione sul territorio regionale significa veramente una disseminazione di bellezza che sotto il profilo turistico ma anche della qualità di vita di questi luoghi rappresenta un'eccellenza. È in
quindi chiamano I Brindisini è il titolo dell'opera scritta e diretta da Jenny Ribezzo, che vede coinvolti una trentina di attori, ensemble e tecnici. Primo lavoro vernacolare dell'autrice, che non basa la storia su divertenti gag suggerite dall'idioma locale, ma che racconta un pezzo di vita del passato con crudezza di particolari. Dopo Brindisi torna in scena il prossimo 4 aprile al Teatro Melacca di San Vito dei Normanni alle 20:30. La storia mette in evidenza una donna in età avanzata, appena illuminata da un faro, e un ricordo, quello del bombardamento del novembre del 1941, elementi suggestivi con cui ha inizio l'ultimo grande successo della compagnia stabile Amici del Teatro. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Istat, sotto i 1000 euro 4 pensioni su 10, in Cile violento sisma di magnitudo 8.2, Veneto blitz contro i secessionisti, 24 arresti. Sotto i 1000 euro 4 pensioni su 10, lo rileva l'Istat, si tratta di poco più di 7 milioni di persone, visto che i pensionati in Italia sono 16,6 milioni. In particolare il 38,7% dei pensionati percepisce tra i 1000 e i 2000 euro, il 13,2% tra i 2000 e i 3000, il 4,2% tra 3000 e 5000 euro. Un violento terremoto al largo del Cile di magnitudo 8.2 della scala Richter ha colpito la parte settentrionale del paese, provocando almeno 5 morti e un'allerta tsunami. Decine di migliaia di persone hanno abbandonato senza incidenti la costa cilena. In Cile le città più colpite sono Arica e Iquique, vicino alla frontiera con il Perù. 300 detenute sono evase dal carcere. Blitz dei carabinieri contro un gruppo secessionista accusato di aver messo in atto iniziative per ottenere l'indipendenza del Veneto e non solo, sequestrato anche un carro armato artigianale. L'accusa mossa dalla procura di Brescia è quella di terrorismo. 24 i provvedimenti restrittivi, 51 indagati in totale, tra questi anche un leader dei Forconi. 3 giorni di sciopero dei piloti della Lufthansa e già 3.800 voli cancellati da oggi fino a venerdì sera e paralisi del traffico della compagnia aerea tedesca. I piloti incrociano le braccia per l'avvertenza sui salari e sull'età pensionabile, previsti problemi per 425.000 passeggeri. Spostata di 500 km a est nell'Oceano Indiano, l'area di ricerca dei resti del volo della Malaysia è scomparso l'8 marzo con 239 persone a bordo. Tutte le ricerche si sono finora dimostrate infruttuose. Intanto il primo ministro malese è partito per l'Australia per collaborare alle operazioni. Anche il jet del regista Peter Jackson è usato per cercare il volo. Ultimi giorni di alta pressione sulla nostra penisola e ancora clima mite su tutte le regioni e sole, ma da venerdì una nuova perturbazione raggiungerà il nostro paese e così durante il primo weekend di aprile il tempo sarà molto instabile al centro e al sud per tutta la giornata di sabato. Nevicherà sugli Appennini sopra i 1500-1700 metri. 2-1-1 nelle partite d'andata dei quarti di Champions. Il Manchester United era andato in vantaggio contro il Bayern Monaco con un gol di Vidic, ma è stato raggiunto dalla rete di Schweinsteiger. Al Camp Nou l'Atletico Madrid è passato in vantaggio con Diego Ribas, raggiunto però da Neymar. Le partite di ritorno si giocheranno mercoledì 9 aprile.